14.51 Meloni, contraria Commissione e Governo, favorevole relatore di minoranza, votazione aperta, è contraria anche la Commissione Bilancio. Patriarca sempre, la invito a votare con le mani così. Grazie. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Siamo al 14.52. Contraria Commissione Governo. Votazione aperta. Ah, onorevole Rizzetto, prego. Sì, posso intervenire, Presidente, molto velocemente. Beh, Sottosegretario, almeno questo. Nel senso che molto spesso, sulla base di un principio che poi andrò a citare, le spese giudiziarie ricadono sulle stesse vittime, poiché i cosiddetti autori del reato spesso, tra l'altro, risultano nullatenenti. Quindi, altrettanto spesso, le vittime devono pagare le spese giudiziarie sulla base di un principio per cui l'ente di riscossione si può rivalere su entrambe le parti in causa, seguendo un criterio, che è il criterio della solidarietà debitoria. Bene, invece, al posto della solidarietà debitoria, cioè di far rischiare alle vittime di poter pagare addirittura le spese legali, le spese giudiziarie in questo caso, noi entreremmo, voglio dire, un po' più nello specifico della cosiddetta soccombenza, nel senso che coloro che di fatto e tecnicamente, etimologicamente soccombono rispetto all'aggressore o agli aggressori non devono assolutamente andare a pagare le spese giudiziarie, una volta chiaramente ritenuto valido con un passaggio da parte di un giudice la colpevolezza dei cosiddetti aggressori. Quindi voglio dire, invito l'Aula ad una ultima riflessione, almeno sotto questo punto di vista, affinché le vittime non debbano andare addirittura, dopo essere state appunto vittime, purtroppo, non debbano addirittura andare a pagarsi le spese degli atti giudiziari. Grazie. Grazie, non ho altri interventi, dichiaro aperta la votazione. L'ho già dichiarata aperta. Se c'è un problema tecnico. Bolognesi. D'Ambrosio, oggi ha una postazione recalcitrante. Di Lello. Onorevole Di Lello, usi più costruttivamente la mano. Vede che funziona. Capone. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Abbiamo adesso in votazione l'articolo 14. Dichiaro aperto.